Manifestazione regionale a Lanciano per lo sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL per protestare contro la legge di bilancio e le politiche economiche e sociali del governo Meloni. Sono arrivati in pullman, sono arrivati in treno e c'è stata una grande adesione. Quali le vostre richieste che fate anche alla parte politica? Ivana Veronese, segretaria nazionale UIL. Beh, le richieste sono tantissime. Noi non siamo contenti di questa finanziaria perché è una finanziaria che non dà risposte, non dà soprattutto un progetto di paese, non aiuta i giovani a superare la precarietà. Noi abbiamo i nostri giovani, anche quelli abruzzesi, che emigrano in altri posti a cercare un futuro e questo è ingiusto, va ridotta la precarietà. Vanno anche costruite pensioni per i giovani perché avranno comunque una carriera più discontinua. C'è il tema delle pensioni, c'è il tema che sicuramente la Fornero non è migliorata, anzi è peggiorata, c'è il tema di opzione donna, c'è il tema della rivalutazione delle pensioni che continuano a taglieggiare, ma soprattutto non c'è una politica industriale, non c'è un aiuto vero alle famiglie, le buste paghe di dicembre saranno uguali a quelle di gennaio. Certo, la riduzione del cuneo fiscale l'abbiamo chiesta, abbiamo fatto uno sciopero ed è un nostro risultato, ma la danno solo per un altro anno e non danno niente di più in un momento in cui le bollette aumentano, gli affitti aumentano e le famiglie non ce la fanno. I temi sono veramente tanti, anche quello delle donne. Come si può dire io incentivo solo il lavoro femminile di una donna che ha due figli e le altre con il tasso di occupazione femminile bassissimo che abbiamo? È una vergogna, quindi noi diciamo basta. Abbiamo fatto un sacco di proposte sul fisco, sulla previdenza, sul lavoro, sull'industria, sulla sicurezza sul lavoro. Beh, dal governo le risposte che sono state date, se sono quelle della legge finanziaria che è stata presentata, sono assolutamente insufficienti. Quindi continueremo a lottare. Carmine Ranieri, segretario generale Abruzzo e Molise, CGIL, grande risposta in questa manifestazione regionale. Qui a Lanciano sono arrivate 430 persone in treno, circa 30 pullman, si pensa di superare le 2000 presenze. Sì, sicuramente supereremo le 2000 presenze e dobbiamo dire che anche i dati dello sciopero sono molto buoni. Siamo qui per dire che le lavoratrici, i lavoratori sono stufi che ancora una volta vengono penalizzati nelle leggi di bilancio. Quindi uno sciopero contro questa legge di bilancio che, a differenza di quello che si dice, non mette nulla delle tasche dei lavoratori nelle loro buste paga, che taglia sulle pensioni. 700.000 lavoratori avranno un taglio importante del loro assegno pensionistico, che taglia sulla sanità, e dall'altro lato si fanno i favori ai soliti noti, si continua a spendere risorse per gli armamenti, non si tassano le imprese che producono extra profitti e si continua a favorire l'evasione fiscale anche con l'ultimo concordato preventivo previsto in questa finanziaria. Allegra Ferulli, che parla a nome degli studenti, grande adesione anche da parte vostra. Sì, assolutamente, noi siamo qui come collettivo studentesco di Lanciano, alla fine è uno sciopero generale perché ognuno porta rivendicazioni diverse, perché ci sono studenti, lavoratori di qualsiasi genere, siamo scesi qui con tutte le nostre realtà dell'Abruzzo, ma il motto generale è quello che appunto che i diritti non si merita. Siamo qui per rivendicare uno sciopero generale, per richiedere un ascolto maggiore, non solo da parte dei lavoratori ma anche di noi studenti. Ci sono grandi problematiche nella scuola e soprattutto nella mancanza di ascoltare i nostri diritti, che ormai vengono soppressi e mancati di ogni giorno.